una delle mie grandi passioni è il Medioevo. Come è nata questa passione? Attraverso la mia infanzia, in campagna, durante lo sfollamento. Durante quel periodo mi venivano lette le favole di questa collana straordinaria che erano i libri della Scala d'Oro, dove veniva veramente esposta attraverso soprattutto le figure, dicevano tantissimo le figure, i cavalieri del ciclo della tavola rotonda, Re Artù e i suoi cavalieri. E lì mi sono innamorato del Medioevo, ed è un amore che è continuato per tantissimi anni, fino a quando da più grande ho incominciato veramente a interessarmi, attraverso soprattutto gli storici francesi, che sono i primi ad essersi occupati dell'alto Medioevo. E su questo interesse per gli storici francesi, con uno spirito un po' rosselliniano, come faceva Rossellini negli ultimi anni della sua vita, che scopriva delle cose e voleva assolutamente, attraverso lo strumento, soprattutto della televisione, testimoniarle. E ho realizzato due film, uno Magnificat e l'altro I Cavalieri che fece un'impresa, con una fortissima valenza didattica. E mi sono avvicinato quindi alla fine, 18 anni fa, è successo che ho incontrato Dante Alighieri. Ho incontrato un Dante Alighieri ragazzo, un Dante Alighieri giovane, un Dante Alighieri non corrucciato, nasone, diffidente, tutt'altro che comunicativo. È un Dante Alighieri ragazzo, quello della vita nuova. E ho deciso di raccontare la sua vita, perché sono convinto che gli italiani ne sappiano ben poco. Conoscono magari la Divina Commedia, ma sanno pochissimo di Dante Alighieri. Dante Alighieri ha una vicenda umana meravigliosa, che si fonda purtroppo tutta sul dolore. A 5 anni perde la madre, a 9 anni incontra Beatrice, che sarà la donna della sua vita, la ragazza di tutta la sua vita. Ma purtroppo questa ragazza lo saluterà soltanto 9 anni dopo. 9 è il numero magico di Beatrice. E poi Beatrice nello stesso anno si sposerà con un altro, con Simone Bardi, un ricco banchiere fiorentino, per poi morire nel 1290. Il quarto dolore, quello dell'esilio, quando verrà mandato in esilio ingiustamente. L'ultimo, quello di sapere che non sarà mai incoronato poeta nel suo bel San Giovanni.